Libri presenta un libro molto interessante dal titolo Alexandra Kollontai, Passione e rivoluzione di una bolscevica imperfetta. Quindi è un libro storico, diciamo così, che racconta di una figura importante nello scenario europeo, io dico anche mondiale dell'epoca, ambientato in Russia, scritto da Annalina Ferrante, che noi abbiamo qua con noi, ed edito dall'Asino d'Oro, quindi una, diciamo così, casa editrice abbastanza conosciuta e in qualche modo particolare. Questo è il libro, lo faccio vedere. Quindi stasera ne parliamo come Ampi Libri, assieme all'autrice che è Annalina Ferrante e assieme a Noemi Ghetti, che già molti dei nostri ascoltatori conoscono. Quindi io dico semplicemente chi è Annalina Ferrante, che è una studiosa di storia e di filosofia, che lavora presso la Radio Rai come programmista regista, che si occupa di temi sociali, culturali e scientifiche per varie testate e che attualmente, poi semmai se c'è qualche variazione ce lo dice lei, collabora con il settimanale Left e la rivista trimestrale di psichiatria e psicoterapia Il sogno della farfalla, che è un titolo molto bello. Noemi Ghetti la conoscete già, abbiamo già fatto alcune presentazioni con lei, anche una molto, molto a me gradita sulla questione femminile e quindi il pensiero di Gramsci. Lei l'abbiamo già presentata, però la ripresento, è stata a lungo docente nei licei, è laureata in storia greca all'Università di Padova, ha compiuto studi filosofici all'Università di Firenze, collabora con numerose riviste, è autrice di trasposizioni di classici per ragazzi e altro ancora, e ha scritto parecchi libri. Diciamo che il pensiero dominante dei suoi libri e quindi è quello di Antonio Gramsci, che è stato un intellettuale oltre che un politico straordinario, e lei poi ha già condotto la presentazione di un altro libro proprio su Gramsci e le donne, quindi c'è poi un nesso che vedremo strada facendo tra il pensiero maschile di Gramsci sulle donne e il pensiero femminile in un'epoca storica abbastanza vicina a quel tempo. Io mi limito a fare alcune domande ad Annalina Ferrante, poi ne farò a Noemi Ghetti, perché il libro è interessantissimo e ruota attorno, quindi mi limito a parlare dei tre filoni, se no parto e rischio di parlare dentro a quello che mi riporta come ragionamento e come interrogativo. Stiamo affrontando la vita di una donna straordinaria nell'epoca, dico straordinaria anche se non molto conosciuta, non conosciuta come Clara Zetkin in Italia o come Rosa Luxemburg, ma che ha di fatto fatto un lavoro anche d'assieme da un punto di vista internazionale, e quindi è la storia di una donna che ha fatto una grande battaglia sulle tematiche, sui diritti delle donne. Questo è il primo filone, la sua storia in quanto donna che ha lottato per i diritti e la parità dei diritti tra donna e uomo, e anche come donna che ha fatto politica e quindi ha partecipato alla rivoluzione russa, attraversando una vita di zarismo, caduta dello zarismo e rivoluzione. I filoni sono quindi la sua vita e la sua figura. Il secondo, che secondo me è un tema interessantissimo, che poi riporto anche, già lo anticipo, è la sua visione della libertà delle donne, quindi libertà e parità dei diritti, comprendendo in questo anche il tema, e questa è anche una domanda che pongo, della libertà delle donne come libertà che nasce in modo importante anche dal rapporto uomo-donna, quindi dal rapporto interpersonale e quindi da una libertà piena nella società, nella politica, ma anche nel privato, quindi nei rapporti, nel cosiddetto, diciamo così, la libertà sessuale.
E poi c'è l'altro tema intrigante, perché di questo ci vorrebbe fare un altro ampilibri solo per questo, è tutto questo passaggio storico della Russia, dello zarismo alla rivoluzione, alla costituzione dei Soviet e poi al dibattito profondissimo che c'è stato, a cui anche da quello che ho letto lei ha partecipato nei momenti di anche di vivace dibattito interno, la dico così, nel partito e nella costruzione, nel tentativo di costruzione del socialismo. Mi fermo qui perché è molto interessante e io vorrei, diciamo, intanto chiedere ad Annalina Ferrante come ti è venuto in mente di scrivere questo libro, perché, ecco, quindi questo perché tu sei l'autrice, hai fatto un enorme lavoro, si vede leggendolo, però avrai avuto una spinta motivazionale forte. Quello è un periodo importante, adesso io ne parlo come ampi, visto che noi rappresentiamo una fase di lotta durissima contro il fascismo, per la libertà del paese, quindi allora è un'epoca diciamo in parte diciamo così, in parte, però racconta di una realtà che ha lottato per superare lo zarismo, quindi che, in cui c'è stato, diciamo, la classe dei contadini allora, degli operai e delle donne, di tante, tante donne che hanno deciso di porsi, che hanno lottato per il mondo nuovo. Ecco, c'è un po' questa similitudine, se parlo come ampi, tra loro che lottavano per il mondo nuovo e i nostri partigiani e le partigiane che lottavano per un mondo nuovo. Ecco, ma la dico così. Però a te, che volevo chiedere un po' di dircelo, di raccontare il perché del tuo libro e secondo te quali sono i punti fondanti? Io ho letto questi tre, però non è quello che ho letto io, insomma, del tuo libro. Intanto ti ringrazio, ringrazio Ampilibri per questa ospitalità e credo che sia anche una giusta collocazione del libro su questa figura di donna, perché Alessandra Kollontai è una donna importante, secondo me, che propone cose estremamente moderne, estremamente attuali, un periodo inimmaginabile. Parliamo dei primi anni 20 del Novecento. E poi vedremo perché. Io devo dire che questa donna l'ho incontrata per la prima volta leggendo nel 2008 un'edizione del Largo all'Eros Salato, che è il suo pamphlet, possiamo chiamarlo così, perché è una lettera alla gioventù comunista pubblicata su una delle riviste più importanti per la Molodoja Guardia, che era una rivista per giovani comunisti, ed era nel 23, parliamo del 1923, ed era una rivista con una diffusione enorme, parliamo di 1,5 milioni di lettori, quindi. E lì c'è una carica emotiva forte, è un'idea dell'amore, del rapporto uomo-donna, perché lei lo scrive in risposta alle domande sul rapporto uomo-donna e sull'amore e sulla sessualità che tantissimi giovani chiedevano all'epoca, parliamo del 1923, temi sui quali lei già aveva lavorato, quindi era un punto di arrivo. E c'è questa, in piena NEP, lei scrive questo libro che mi ha, questa lettera, chiedo scusa, ma è come se fosse un libro perché c'è un concentrato di idee, secondo me estremamente rivoluzionarie, su quello che poteva significare l'amore, non solo fra un uomo e una donna, come collante, come forza creativa, come capacità di coagulare rapporti, ma soprattutto questa capacità dell'amore, questa capacità di amare che non era soltanto legata al rapporto fra due individui,
ma era una forza, un collante sociale. E lei distingue, tra l'altro, comincia col distinguere un eros, il titolo è Largo all'Eros Salato, quindi riferimento, ma questa è una sorpresa che vorrei che dicesse Noemi. A me ha sempre fatto pensare, mi è venuto in mente l'Eros Salato, non si può non pensare alla statua di Canova, no? Alle statue che Canova ha, e quindi chissà, poi questo ce lo racconterà Noemi meglio, questo Eros Salato che è questa potenza che è legata proprio all'identità dell'essere umano e la differenza che fa con l'Eros senza ali, cioè l'Eros è qualcosa che non è meramente biologico, che non è meramente materiale, ma è qualcosa che riguarda l'identità umana e l'identità umana di uomini e donne. Quindi, e parla di forza creatrice, quindi c'è un fattore dirompente che non si mette mai in contraddizione con quello che è poi invece l'emancipazione sociale, l'emancipazione economica. Ma lei dà una lettura molto come se fosse una rivoluzione nella rivoluzione. Nessuno avrebbe pensato, in un momento di grandi crisi, si usciva fuori, la Russia usciva fuori da una guerra civile, c'era stato il comunismo di guerra, era un paese devastato. Quindi la sorpresa di poter rispondere in termini umani che vanno oltre una dimensione puramente economica, questa secondo me è la sua grande novità, il suo grande sforzo, quello per cui poi è stata in qualche modo non solo criticata ferocemente all'interno del partito, come se parlare di amore, parlare di rapporti umani, che era una richiesta grossa, ribadisco, della gioventù dell'epoca e non solo, e delle donne, era una richiesta grossissima, una domanda fortissima a cui lei cerca di rispondere e ha cercato di rispondere per tutta la vita, viene completamente, ferocemente criticata, ma completamente dimenticata. Cioè è una donna sulla quale poi è sceso un velo oscuro che si è riaperto soltanto molto più tardi. In realtà in Russia non credo che si sia mai riaperto, in Italia noi abbiamo una breve apertura negli anni 70 e poi di nuovo è stata così chiusa nel dimenticatoio. E diciamo che i lavori più importanti a cui io ho potuto accedere sono lavori del mondo anglosassone, che devo dire, il mondo anglosassone sugli aspetti anche della rivoluzione russa e del mondo russo sono molto avanti come studi e come... leggendo questo Largo all'Eros Salato, devo dire che è una donna che mi ha caricato di forti emozioni, per cui mi sono ritrovata a un certo punto a fare questa proposta che è andata, e a cercare di conoscere un po' la sua storia, che è una storia particolarissima. Dimmi tu se posso andare o se ho già parlato troppo, fammi... Cioè, mi interessa anche sapere questo perché adesso lei sostanzialmente viene da una famiglia agiata, questo l'hai scritto nel libro, e una famiglia all'avanguardia da un punto di vista anche di costumi e comprende subito che c'è un grosso problema di classe, chiamiamolo così, operaio, contadino. E quindi lei abbraccia la lotta di questi lavoratori, di queste lavoratrici, però, come dicevi tu, inserisce dentro in modo forte la questione dei diritti delle donne e della parità. Ecco, questo è un aspetto interessante. E poi l'altro è anche legato a come lei, una donna così, con questo pensiero forte, ha comunque riesce a ricoprire ruoli all'interno del partito, nel costruendo partito che vuole il socialismo, quindi che pensa al mondo nuovo. Ecco, mi interessava anche che tu ci raccontassi un po' questo rapporto, se vuoi farlo, tra appunto tra questo suo essere così forte da un punto di vista di persona, perché ricoprirà anche ruoli importanti,
questo suo pensiero di libertà femminile e il contesto, questo contesto in movimento così forte. Certo, che è una cosa estremamente interessante, perché lei viene da una famiglia, appunto, come hai detto tu, altoborghese, una famiglia anche legata allo zar, ma in realtà di costumi estremamente, molto libera, si direbbe oggi. Una famiglia di Pietroburgo, la madre veniva dalla Finlandia, e lei è un paese che conosce molto bene, tra l'altro di cui conosce molto bene gli usi, i costumi. Il suo primo libro riguarda proprio gli operai finlandesi. Il suo percorso, lei da subito, ma fin da bambina, ha questo atteggiamento, questa capacità di cogliere le difficoltà degli altri e la sua attenzione nei confronti degli altri, delle persone che soffrono, delle persone che non stanno bene, delle persone che hanno una vita anche ovviamente difficile. Le persone con le quali lei gioca da bambina sono proprio la servitù. Lei è molto attenta a queste cose ed è molto attenta alle problematiche sociali del suo paese, direi fin da subito. Quindi c'ha questa predisposizione, mi verrebbe da dire, a accogliere le difficoltà sociali in cui versa una parte della popolazione, anche stragrande tra l'altro, perché la Russia è un paese di contraddizioni enormi dell'epoca ed è un paese estremamente povero, 80% della popolazione è contadina, le condizioni sono assolutamente difficili, direi anche misere. Dopo il 1861 e la liberazione delle terre, delle cosiddette terre ai contadini, in realtà tutto questo non ottiene i risultati che si speravano, le terre non torneranno ai contadini, c'è questa industrializzazione tra l'altro di fine 800 forzata che porterà molti di loro a entrare, a lasciare le campagne, a entrare in città e lì nelle fabbriche e non solo. E soprattutto le donne vanno a coprire una serie di lavori come le sarte, come le donne di servizio, come ovviamente molte entreranno in fabbrica, ma delle condizioni lavorative estremamente disagiate, miserevoli. Le condizioni delle fabbriche poi erano condizioni veramente allucinanti. E lei piano piano si avvicina a questo mondo, tant'è vero che lei si sposa, però si dice che la sua svolta è quando, alla fine negli anni, quando lei ha 26 anni, si era sposata, aveva un bambino piccolo, lei segue il marito in fabbrica e si rende conto, questa è un po' è storia, però è la verità, si rende conto da vicino di questa, da molto vicino di queste condizioni. E lì comincia un po' il suo percorso, un percorso che è di crescita però non è immediata, è una crescita lenta. Lei comincia con va in Svizzera a studiare, lascia la famiglia e va in Svizzera, dove incontra il Gotha del marxismo, diciamo così, internazionale. Lì conosce tutta una serie di personaggi che poi ritroverà quando andrà in esilio nel 1908. Poi rientra a Pietroburgo e comincia un lavoro proprio anche di educazione, lavora attraverso le scuole della domenica e si avvicina mano a mano, però da un punto di vista non marxista, nel senso pieno della parola, si lega partecipa alla rivoluzione del 1905, è in prima fila con le donne, e devo dire che quello è un momento di svolta per tutti, cioè lì comincia il suo lavoro con le donne. Si interessa alla questione femminile, una questione che la porta a battersi in maniera molto seria, profonda, coraggiosa anche, direi, molto coraggiosa, per i diritti non solo sociali, politici, e comincia, senza però mai dimenticare, anzi,
unisce a questa visione così anche molto materialista, perché lei all'inizio segue molto una visione di un materialismo piuttosto determinista, no? Per cui segue un po' la lezione di Bebel, di Engels, in cui, per cui secondo lei questa lotta delle donne contro l'ipocrisia borghese, contro la famiglia, contro tutto ciò che fa della donna un oggetto senza anima, senza pensiero e di proprietà dell'uomo, finirà nel momento in cui si raggiunge questa rivoluzione sociale, questa rivoluzione economica di ribaltamento, no? Delle strutture economiche. Questo è un tipo di pensiero che mano a mano lei accantonerà, cioè questo determinismo, come se poi la classe operaia fosse un po', lei usa molto questi termini, cioè, come se la classe operaia fosse la panacea un po', no? Della nuova morale, della nuova economia, della nuova società, delle nuove idee che aiuteranno le donne ovviamente a conquistare dei diritti importanti, sociali, parità tra l'altro di salari, parità di lavoro, tutto quello che oggi noi possiamo dire diritti civili e sociali. Tutto questo lei poi tra il 1908 e il 1917 lei deve andare in esilio, viene proprio per la sua attività di propaganda, è come molti, vive in clandestinità, quindi deve scappare, e lì gira l'Europa e l'Europa le apre un mondo. Tieni presente che loro, lei è una poliglotta eccezionale, è una pubblicista straordinaria, è una donna che incanta quando parla, e quindi è in giro a cercare con Clara Zetkin, con Rosa Luxemburg, conosce tutti questi personaggi, approfondisce il lavoro sulle donne, soprattutto con la socialdemocrazia tedesca, perché era all'avanguardia all'epoca. Lei si iscrive al Partito Socialdemocratico Tedesco e arriva a sviluppare una serie di idee sulla nuova donna, sulla sessualità, sulla morale, scrive dei testi che poi ripubblicherà nel 1918, in cui si comincia a parlare di rivoluzione anche sessuale, che sono temi che premono in quel periodo. Cioè, noi siamo abituati a parlarne oggi, ma noi abbiamo, lei studierà un testo di una austriaca che è del 1905, che parla proprio di sulla sessualità, sulla crisi sessuale e su tutta una serie di problematiche legate al rapporto uomo-donna, che sono temi pregnanti in quel periodo e che non trovano risposte soprattutto da parte di un socialismo che ormai si stava consolidando, che non ha risposte, perché noi pensiamo che gli unici testi e le uniche risposte che ci sono legate ai testi che prima ho diciamo così nominato, di Engels e di Bebel, che però non danno delle prospettive, soprattutto per le donne, non danno delle prospettive concrete, raccontano come la famiglia, come le donne nell'arco della storia abbiano subito una serie di evoluzioni, però poi questa storia improvvisamente si interrompe, perché si interrompe nel momento in cui si pensa che una volta rivoluzionato lo Stato, le strutture economiche, questi problemi, queste problematiche, questi temi così importanti poi troveranno la loro soluzione. Così purtroppo noi lo sappiamo, non è stato. E lei però in tutti questi anni non solo si avvicina piano piano si avvicina al bolscevismo. Lei è menscevica fino a un certo punto. Non è conflittuale nelle sue scelte, non ha un'adesione totale e completa, pur lavorando insieme ai bolscevichi. Perché quando viene costituito il Partito Socialdemocratico Russo, lei è lì. Diventerà bolscevica anche
perché verrà spinta. Lei ha una storia d'amore importante con Bolshevik, Sneapnikov, che è un personaggio importante, amico di Lenin, e piano piano si avvicinerà alle file dei Bolshevichi e comincerà a collaborare in maniera stretta con Lenin, fino a quando arriva la rivoluzione di ottobre, anzi di febbraio, che la coglie di sorpresa, coglie tutti di sorpresa, e lei... noi dobbiamo pensare quanto era importante per l'epoca avere questo sogno, no? Di un sole dell'avvenire che portasse una rivoluzione nei rapporti umani, nella dignità dell'uomo. Purtroppo questo sogno, e forse lei è la paladina di questo ideale, questo sogno si è infranto un po' su un discorso di strettamente economico, determinista, materialista. Io uso questi termini, sono quelli che provengono anche dalla storia, oltre che dall'attualità, di un mondo, di un socialismo, di un comunismo, che non hanno tenuto nella dovuta considerazione gli aspetti personali, privati, liquidandoli come individualismo, le esigenze delle donne, dimenticando le donne, se non annullandole, mi verrebbe da dire, perché alcune sono state proprio cancellate dalla storia. E quando tu impedisci a metà, alla metà del mondo, di venire alla luce, di confrontarsi, di esprimere con il proprio linguaggio, con la propria fantasia, con le proprie immagini, con le proprie esigenze più profonde, se tu impedisci loro di esprimere, ma soprattutto non riconosci uno status umano, tu capisci che la rivoluzione non si fa, cioè diventa una rivoluzione strana, non è una rivoluzione, ecco, almeno per quello che intendiamo. E lei l'ha detto, senza le donne non si fa rivoluzione. Oh, adesso la cosa è molto interessante e secondo me più andiamo avanti più si scava rispetto non solo al tuo libro ma a ciò che è successo in quel paese, in quel grande paese occidentale e in parte non occidentale, in parte orientale, chiamiamo così, di cui faremo bene a riflettere anche oggi, perché c'è un'attualità, c'è un filo conduttore nella storia di quel paese, così come c'è un filo conduttore nella battaglia delle donne. Io chiederei adesso a Noemi, visto che tu parlavi giustamente come il suo pensiero allora fosse visto, cioè lei era riconosciuta importante anche nel, diciamo così, nel partito, stiamo parlando di un partito che si costruisce la rivoluzione, costruisce i soviet, però il suo era un pensiero molto avanzato per l'epoca, era di forte modernità, la dico così, e quindi gli uomini erano abbastanza restii, ma del resto bisognerebbe parlare di come nel tempo, nei decenni successivi, in tutto l'Occidente è andato avanti il tema sia della rivoluzione sessuale sia sulla parità effettiva uomo-donna, per arrivare a chiedere a Noemi, che si è occupata di più diciamo così, dell'Italia, di come allora, adesso stiamo parlando del pensiero di Gramsci, lo dico perché è una delle cose che tu hai maggiormente studiato, però ad esempio l'importanza della parità uomo-donna, l'importanza della partecipazione politica e sociale, il diverso modo che lui aveva di porsi anche rispetto a quello che era il contesto politico italiano era evidente, quindi diciamo che tutto il mondo è paese, quindi così come in Europa il lavoro che lei ha fatto assieme alle altre donne intellettuali importanti dell'epoca è stato straordinario, così anche in Italia questa tematica e questa riflessione c'era in un'epoca in cui c'era la dittatura, le donne erano subordinate, ma anche chi lottava per, diciamo così, per la libertà non era così avanti nel pensiero. Quindi adesso la dico così in modo semplice perché vorrei che tu, Noemi, interloquissi con ciò che ha detto Annalina e con ciò che ha scritto, dicendo qual è il tuo punto di vista. Quindi
tu sei una tra le grandi studiose della questione femminile nel nostro paese, quindi io farei questo perché è importante, perché c'è un po' come se fosse un continuum, no? Diciamo così, una problematica che si evolve nel tempo, che prende tutto, almeno tutto l'Occidente, e che comunque fa fatica a trovare spazio, a far comprendere come questo concetto di libertà, la dico così, sia in realtà una libertà di tutti, un progresso dell'intera società. Allora, innanzitutto grazie per avermi chiamato. Sono felicissima di essere di nuovo con Ampi Libri, perché sta diventando una casa, per me una casa amatissima. E, prima di tutto vorrei ribadire la bellezza di questo libro di Annalina. Non può Annalina comprendere in 10 minuti la ricchezza di quanto c'è qui dentro, insomma, della grande ricerca che c'è qui dentro. E per cui intanto invito veramente ad acquisire questo libro e a leggerselo, perché i discorsi sarebbero tantissimi ed è molto difficile. Prima rispondo alla cosa di Annalina, largo all'era salato, e diciamolo, alla prima presentazione del libro c'ero anch'io e mi domandavo, anch'io avevo letto largo all'era salato nel 2008 quando è uscito, tra la traduzione italiana, e poi dicevo, ma perché alato? Dico, sai quando vedi le cascate del Niagara e dici non le ho mai viste, ci sono 10 anni che ci passo davanti, no? Largo all'era salato, ma il gruppo marmoreo del Canova, quello famoso con l'amore Eros che bacia Psiche, che si sveglia Psiche, quello con le ali gigantesche in alto, ce ne sono due. Uno è al Louvre, ma l'altro, udite, udite, lo sappiamo tutti, ma sta all'Hermitage. Perché subito lo zar ne aveva chiesto, la zarina ne aveva chiesto un altro a Canova ed era arrivato. Quindi lì, voglio dire, all'assalto, diciamo, al Palazzo d'Inverno, i bolscevichi probabilmente erano un po' di casa stati, insomma, in qualche modo l'avevano visto. Cioè, siccome è impressionante, no, quel gruppo, è veramente impressionante. Io credo che la suggestione del titolo alla Kollontai, di punto in bianco, ho detto, ma quelli hanno salito le scale del Palazzo d'Inverno quando sono entrati, ci sono tutte le film, il film di Sokurov lo racconta benissimo, questa entrata del popolo, no, della gente, dei rivoluzionari in mezzo nel museo, nel palazzo che non era un museo allora. Ecco, quindi questa è la prima cosa, voglio dire, c'era una suggestione di un'immagine potente dietro questa cosa, con quelle ali gigantesche, l'Eros alato e l'Eros senza le ali. Allora, ecco, qui possiamo agganciarci sul discorso anche della condizione femminile, perché quando si parla di libertà sessuale, c'è questa famosa cosa che Annalina non ha detto, ma che quando lei scrive largo all'ero salato, e che è esattamente quando è in scontro frontale col partito bolscevico, perché ha scritto la piattaforma dell'opposizione operaia per conto degli operai, per accusare Lenin e tutta la dirigenza di avere accantonato tutta la promessa di democrazia ai soviet, di essere diventati un partito ultracentralizzato, burocratizzato, di avere riassunto in qualità di specialisti nelle fabbriche, i borghesi di prima a comandare le insomma, lei si assume, viene sollecitata dai soviet, proprio dagli operai delle fabbriche, a scrivere questo documento. Questo documento è uno scandalo, sono una sessantina di pagine, un documentone, uno scandalo. Questo documento, quindi lì lo scontro con Lenin, voglio dire, è pesantissimo, mentre erano stati compagni di lotta. Lei è stato il primo ministro della storia donna, aveva ottenuto una quantità di libertà enormi. L'equivoco sul discorso della libertà sessuale, ecco, queste donne non hanno mai pensato al sesso libero, sesso free, non è cheap, diciamo, a buon prezzo, non è questo il punto. Il punto era già stato toccato, ma sono solo loro due che scrivono di questo, da Gramsci nel 17, con quella recensione gigantesca che lui fa, molto grande, che è la recensione A casa di bambola, una recensione teatrale al dramma di Ibsen, nel quale
Nora, al terzo atto, voglio dire, decide di abbandonare marito e figli e di andare per realizzare la sua libertà e la sua identità. E Gramsci racconta di questa serata, di questo spettacolo, di questa serata, e di come il pubblico borghese non abbia, felicissimo ai primi due atti, al terzo atto, pietrificato, silenzio totale, davanti a questa rivendicazione di libertà di una giovane. Lui dice: io conosco delle giovani donne operaie che l'hanno fatto questo, che l'hanno fatto. Allora, il discorso della libertà sessuale, e lui lo dice con chiarezza e lo dirà meglio addirittura nei quaderni, è la libertà della donna di formare la ricerca di una nuova identità, di una nuova personalità. Dice, per la quale la donna è disposta anche perfino ad abbandonare i figli, diciamo, per non fare una vita subalterna tutta la vita. Gramsci la giustifica questa cosa. Lenin equivoca, allora, prima del largo all'ero salato c'era stata un'intervista di Lenin sulla condizione femminile. Io sono riuscita a procurarmelo quel libro, anche Annalina, credo. È un libro pubblicato sul nel libro. Un libricino con tutta l'intervista della Clara Zetkin a Lenin. Ed è impressionante perché Lenin a un certo punto è il 20, è il 1920. Dunque Gramsci, tanto per fare la tempistica, lei diceva prima è del 23 largo all'ero salato. Gramsci arriva in Russia nel 22, va via nel 23. Cioè si sta consumando in quei due o tre anni tutto il fallimento, se vuoi, anche della grande speranza della rivoluzione. C'è la NEP. Allora, Lenin, davanti al discorso della libertà sessuale, la degrada, diciamo, alla teoria del bicchiere d'acqua. Dice, sì, basta, ma insomma, la libertà sessuale, cosa vuoi che la gente beva? Ti piacerebbe bere da un bicchiere sbeccato, da un bicchiere sporco, dell'acqua di una putrida, di una pozzanghera dove hanno bevuto tutti gli altri? Ed è un'allusione platealissima e polemica, molto polemica. Sta scaricando la collontai lui in questa maniera, la sta anche in qualche modo insultando, se vuoi, capisci? Quindi lei risponde alle reazioni del partito, alla piattaforma dell'opposizione operaia e a questo tradimento, se vuoi, anche di fiducia, perché erano stati compagni di lotta. C'era lei alla stazione ad aspettarlo quando è arrivato dalla Svizzera. Lui è tornato dalla Svizzera col famoso treno. Lei gli ha scritto: torna, che fai? Stava a Ginevra, lui, quando... Quindi anche sono tutte cose che, ricostruendo la libertà sessuale, ecco, allora, da questo punto di vista è vero che c'è un grande movimento, ma la rivendicazione della condizione, del miglioramento, della trasformazione della condizione femminile, diciamo, è una rivendicazione che, secondo la teoria, il marxismo che è invalso, voglio dire, è un miglioramento di diritti civili, condizione economica, riconoscimento, ma non è mai, diciamo, un discorso che va a toccare la realtà intima, profonda, il rapporto uomo-donna come chiave eversiva per una società nuova, cioè senza... La frase anche Annalina, cioè, mi pare che c'è anche nel retro di copertina, insomma, praticamente non ci sarà mai un uomo nuovo, quell'uomo nuovo di cui parlavano, se non c'è una donna nuova. Ma la donna nuova vuol dire una donna che si realizza la propria identità. Ecco, l'unico che ha in mente questa cosa, l'unico è Gramsci, insieme con la Kollontai, che ce l'ha chiarissima. E anche tra le donne, questo per rispondere ad Ardenia, direi che tra le donne italiane che Gramsci ha coinvolto tutte quante, quella che è più sensibile a questa faccenda dell'identità personale è Teresa Noce. Beh, certo, però basta leggere quello che lei scriveva. Esatto, esatto, rivoluzionaria professionale. Ma capisci che anche le due Ravera, diciamo, le sorelle Ravera, lei le chiama le cattedrali, no? Quando le conosce. Le signore borghesi, questo aspetto, tant'è vero che Casa di Bambole è ambientato in un ambiente borghesissimo, il dramma. È una casa borghese quella. Quindi... non c'è, e purtroppo, quindi da questo punto di vista, le donne proletarie sono doppiamente sacrificate, e come proletarie, ma anche dai loro stessi
dai loro stessi compagni, insomma, il racconto della Teresa Noce, che quando arrivava, ma lo fa anche la Montagnana, molto simile, quando arrivava nelle case, si spostavano nelle case per non farsi trovare, diciamo, riunioni clandestine, e lui non vedeva donne nel gruppetto e andava in cucina, e se era lei che lavava i piatti, e allora lui si metteva ad asciugare i piatti e parlava con lei, dopodiché andava... lo venivano a chiamare e lui diceva: ma scusa, ma lei perché non c'è, non viene? Ah, ma lei non capisce tanto, non capisce niente, lo racconta Teresa Noce questa cosa. E allora lui la faceva andare nella stanza dove discutevano e la coinvolgeva nella conversazione, nella discussione. Ecco, la questione, come dire, il punto, perché il marxismo non ha considerato questo? Qui si aprirebbe, se ne parlava anche con Annalina, un grosso discorso. Gramsci ha avuto modo di leggere, finché è stato a Mosca, i manoscritti giovanili, filosofico-economici giovanili, che erano stati acquistati a Berlino nel 27, mi pare, sono tutti in Russia, inediti, sconosciuti, i manoscritti giovanili, in cui c'è quella famosa pagina in cui Marx dice che il rapporto uomo-donna è la chiave di volta di tutta la società. Questa cosa poi è caduta in abbandono totale, perché conosciuto Engels ha prevalso l'impianto del determinismo economicista, del determinismo economico. E quindi, voglio dire, è passato, anche Lenin lo dice, questi problemi della libertà non abbiamo tempo, dobbiamo fare la rivoluzione. Dobbiamo fare la rivoluzione, c'è un'economia libidica, c'è un'economia di energie. Gli operai devono avere il tempo di fare, e se poi sono gli operai americani di cui Gramsci parla parlando di questione sessuale, poche storie, la moglie a casa poche storie, soddisfazione di una cosa che pare un bisogno sessuale da fare alla svelta, senza tanto dispendio di energie, perché la mattina lui deve essere efficiente. I russi devono fare la rivoluzione, invece gli americani devono produrre alla catena di montaggio il gorilla ammaestrato. Ecco, quindi è singolarissima questa sensibilità acutissima che Gramsci ha, che lo avvicina molto alla Kollontai, ma sono solo loro due che ce l'hanno in una maniera così spiccata, una cosa che, se vuoi, non è tanto scontata neanche, beh, diciamo che va molto meglio, ma non è tanto scontata neanche al giorno d'oggi, perché la condanna al ruolo assistenziale femminile, Gramsci, ho immaginato che lo vedeva quando aveva 2 o 3 anni ed aveva la gobbetta, che da lì in poi le sorelline, tutti accudenti, tutti carini con lui, e lui guardava, me lo immagino con che sguardo, queste donne condannate per la vita fin da piccole a fare l'assistenza. Per cui lui le bombardava di libri, di cose da leggere, le sollecitava, le sorelle. Perché e poi le fidanzate, poi le compagne di lotta, sempre le coinvolgeva, diciamo, in un lavoro che fosse un lavoro di realizzazione dell'identità. Ecco, il libro di Annalina rende benissimo questa cosa. La cosa che è curiosa e che è attuale, se vogliamo parlare, se arriva l'8 di marzo parliamone, perché sempre più sono sacrificati questi... la scuola per 2 anni non ha funzionato, insomma ha funzionato male, poco, insomma ci sono delle perdite gravi anche dei giovani di adesso, diciamo, c'è tanta disoccupazione, le donne ci vanno di mezzo per prime, eccetera. Ecco, questa è una cosa, diciamo, che fa bene leggere, su cui riflettere, una cosa, perché è veramente una chiave di volta, secondo me, della società, questa del fatto che le donne non si sentano sempre condannate. Poi è una catena che non finisce mai, perché allora i bambini cresciuti fin da piccoli, i primi anni di vita, dalla mamma che è un'insoddisfatta perché fa la casalinga ed è rabbiosa, o si identificano col papà e diventano delle bestie con le donne, o si identificano con la mamma e sono ragazzini deboli, perché parlo dei maschietti, per esempio, non parliamo delle femmine, ma c'è da riflettere molto su tutta questa questione, secondo me, perché poi diventa una specie di cane che si morde la coda, non se ne viene fuori. Ecco. Possiamo proseguire il ragionamento con Annalina, cioè sì. Nel senso che qua sta emergendo un quadro molto interessante, cioè la costruzione del mondo nuovo di cui si parlava allora, io la uso questo termine perché mi piace molto, e la difficoltà nell'inserire nell'elemento che allora era rivoluzionario, quindi la costruzione del socialismo,
la tematica della parità dei diritti e quindi della libertà femminile e della libertà sessuale. Con una persona, una donna come la Kollontaj, che non ha mai abbandonato l'idea, io la leggo così, che la realizzazione del socialismo potesse dare una risposta ai bisogni delle donne. E tant'è vero che poi lei, assieme a questo, non ha mai abbandonato l'idea, ma lo dicevi tu quando parlavi dei contrasti che poi sono intervenuti nel partito, del ruolo della... Io uso il termine classe lavoratrice, anche se oggi ci sono ancora i contadini, gli operai, oggi è più vasto quando si parla del mondo del lavoro, però che il mondo del lavoro, e soprattutto il mondo del lavoro sfruttato, fosse una base determinante per la costruzione di questo mondo nuovo. Quindi io ti chiederei uno spunto in più, perché poi lei a un certo punto, questa sua forza, questo suo ruolo che poi ha svolto così, così ampio, ha trovato contrasti, che erano contrasti sia legati alla sua visione, diciamo così, della libertà femminile, sia anche la visione di come questa esperienza, io dico l'esperienza dei soviet, o comunque l'esperienza più che dei soviet, di questa rivoluzione che sembrava dovesse cambiare così tanto, aveva prodotto non aveva tenuto conto di una serie di fattori. Guarda, i temi sono ovviamente enormi, quindi noi diamo solo degli spunti. Spero di essere... Allora, Alessandra Kollontaj, ribadisco la sua modernità, perché lei parla di libertà sessuale, come ha già raccontato, di identità sessuale, e sa che per arrivare a un discorso di una nuova identità femminile, bisogna, e quindi il riconoscimento di questa identità femminile nella sua espressione più ampia, che non sia soltanto il riconoscimento dei diritti sociali, economici, cioè, ci vuole un cambiamento culturale, un cambiamento di pensiero. Tant'è vero che lei si affida a un discorso di tipo psicologico, cioè fa un discorso profondo, di identità profonda. Difatti non è un caso che nella Nuova Donna, nel suo scritto, che poi ripubblicherà nel 18, quando lei viene se ne va via dal ministero, e poi ci arrivo, scrive questa Nuova Donna, e lei si rifà molto alla letteratura dell'epoca, dove, secondo lei, emergono figure femminili che lottano per la propria identità, per le proprie esigenze, per strapparsi di dosso una condizione estremamente rigida, oppressiva, limitante, che Nora di Ibsen, come l'ha detto, descrive in maniera eccezionale. Se noi pensiamo a Miss Marx, il film Miss Marx, a un certo punto c'è lei con quest'uomo orribile, mi permetto di dire, assolutamente privo di affetti e di interesse nei suoi confronti, là dove lei, purtroppo capita a molte donne, innamorata, persa o forse qualcos'altro. Lei racconta questa storia, se voi vi ricordate il film, sembra quasi che lei racconti la sua condizione, invece in quel momento sta recitando con lui tutto il monologo, il pezzo di ribellione della Nora di Ibsen, che lei non riesce a fare. E su queste cose che Alessandra Kollontaj, su questa dimensione profonda di rapporto con l'uomo che è Alessandra Kollontaj, insieme a tutto il resto, focalizza l'attenzione. I rapporti con Lenin, tra l'altro, si rompono quasi subito. Manco arriva al ministero, che già stanno in rotta di collisione, tant'è vero che lei poi si dimette da ministro con la pace di Brest-Litovsk e va in giro a raccontare la Nuova Donna. Ora la dico così. Poi ci sarà l'opposizione operaia, come ha detto Noemi, e lì poi ci sarà questo ultimo atto di ribellione di Largo all'Arrasato. Quindi lei cerca di mettere insieme questa dimensione privata, assolutamente così profonda, di identità femminile, di ricerca, di intuizione di certe dimensioni profonde,
con il socialismo, perché il socialismo all'epoca era un ideale di rivoluzione nei rapporti degli esseri umani, cioè c'era in ballo la libertà, l'uguaglianza, la dignità degli esseri umani. Però lei è uno stimolo e un faro per far capire che non basta una dimensione esclusivamente economica, c'è bisogno di un cambiamento di pensiero, c'è bisogno di un cambiamento di psicologia. L'uguaglianza, oggi anche lì paradossalmente, lei lottava contro il femminismo borghese perché pensavano soltanto ai diritti civili, invece bisognava cambiare la struttura economica della società, se no non se ne sarebbe usciti. In realtà poi paradossalmente il comunismo fa una cosa simile, cioè apparentemente le donne hanno gli stessi diritti degli uomini, ma in realtà è un'uguaglianza stranissima che non li fa, non restituisce alle donne la loro identità umana. Non so come dirlo, però io sono convinta che ci capiamo. È una realtà umana che manca. E oggi, se vogliamo fare un rapporto con la dimensione, cioè le donne che vengono uccise, no? I femminicidi. Non la voglio fare semplice, sono argomenti complessi, chiedo scusa per, no? Per essere così anche rapida nel... Ma se noi ci pensiamo, è come se un uomo in quel momento, e sono per fortuna non sono tutti gli uomini, e sono ben felice, ma l'uomo non riconosce in quel momento una donna come essere umano. È un oggetto di cui può fare addirittura spaccarlo per terra e romperlo. Non ha questa dimensione umana. E lei è moderna per questo. Certo, lei pensava al socialismo. Oggi noi non è che non pensiamo al socialismo, però forse dobbiamo andare oltre un discorso di classe. Dobbiamo ritrovare un pensiero che pensi all'uguaglianza, che parta da un'uguaglianza umana prima di tutto, poi viene la libertà, che è un continuo perenne movimento di crescita dell'identità umana. Mi taccio. Ok, l'ultima parola a Noemi, per collegarsi a quello che ha appena detto Annalina, che poi lei ha ripreso il discorso che hai fatto tu, che poi ci riporta all'attualità, dove sarebbe interessante anche ragionare su dove va l'Italia e l'Occidente e come si realizza una società nuova, usiamo un altro termine. Come si realizza una società nuova? Una società nuova si realizza cercando di tenere insieme una cosa che da un punto di vista religioso per un verso e per un altro verso da un punto di vista di logica razionale sembra insolubile, perché l'uguaglianza del socialismo di tutti gli esseri umani è un'uguaglianza che non che si acquisisce in base ai diritti, ma che si ha per nascita, che si ha fin dalla nascita. Il bambino che nasce è uguale alle bambine ed è uguale se è nero, se è cinese, se è uguale. Ecco, c'è da acquisire questo passo in più, diciamo, da fare. Cozza con una specie di paradosso, quello che Aristotele chiamava il principio di contraddizione o non contraddizione, per cui è plateale che le donne sono diverse dagli uomini, giusto? È plateale. Certo. Come la mettiamo questa questione dell'uguale e diverso? Che stanno insieme, cioè che siamo diversi ma però anche uguali. Cioè abbiamo esigenze di realizzazione di identità, di affetti, di amore, eccetera, eccetera, che in un regime patriarcale, che è quello che è consacrato sia dal pensiero razionale che dal pensiero religioso, la famiglia si invera nella famiglia tradizionale, diciamo, no? Per cui nel regime patriarcale, ecco, la statua di amore, il gruppo di amore psiche è esattamente il contrario, sono due ragazzini, cioè c'è un ragazzo, lui che è Eros, perché era addirittura proprio un ragazzetto, figlio di Venere, no? nella cosa del figlio di Afrodite, che va a svegliare la ragazzina, la più bella di tutte le sorelle, delle tre sorelle, che si era addormentata in un sonno, di un sonno mortale, la sveglia con un bacio. Ecco, quell'immagine di rapporto uomo-donna è totalmente diversa, diciamo, dal rapporto marito-moglie, padre-figlio, padre-figlia, eccetera, eccetera, che è quello che noi abbiamo consacrato nel nostro diritto e difeso nel nostro diritto. Come se ne viene fuori? Se ne viene fuori lavorando anche leggendo libri come questo, mi viene da dire, cioè pensando
continuando a fare rete, l'iniziativa di Ampi è bella da questo punto di vista e lodevolissima, perché lancia anche al di là, insisto su questa cosa, al di là di quella che è la conquista dei diritti civili, del diritto di fare testamento da parte delle donne, di trasmettere i patrimoni, il diritto patrimoniale, sono tutte conquiste che sono state fatte queste, ma che non c'erano, anche il fatto che so che il datore di lavoro non deve licenziare quella che è incinta, cioè insomma ci sono, perché per garantire il diritto delle donne all'uguaglianza, alla conquista dell'uguaglianza, ci vogliono le scuole materne, i bambini, ci vuole un'organizzazione che nei primi due anni di rivoluzione del 17 l'avevano messa. Pensa che addirittura c'era la parità dei figli naturali coi figli di famiglia, che c'era, cioè c'è la libertà dell'aborto, c'è una quantità di conquiste di diritti, ma in realtà è proprio anche un discorso di cambio di mentalità, insomma, perché è talmente inveterato e l'inferiorità femminile è sancita millenariamente da, che so, non c'è un padre della Chiesa, non c'è un San Paolo, non c'è un San Tommaso che non abbiano detto che le donne devono tacere in pubblico, non devono parlare. Noi siamo tre donne, qui lui, quell'unico che tace è lui. Stiamo parlando, quindi già questa è una controprova, no? Che facciamo una cosa in cui abbiamo un bravissimo regista che sta lavorando per noi, e noi siamo tre donne che chiacchierano liberamente. Garantire i femminicidi sono esattamente il contrario, è allarmante questa cosa, perché sta in realtà dilagando, va di pari passo con l'incattivimento, diciamo, del clima sociale, dell'economia e dell'incattivimento, va di pari passo. Ecco, per questo prima facevo il discorso, come dire, che le mamme che lavorano sono mamme, che in realtà non è una questione quantitativa quanto si sta insieme col bambino, è una questione qualitativa. La mamma realizzata, la mamma che ha un po' di identità, eccetera, è una mamma che non va a vessare i bambini, i figli, che li cresce più liberi, che li vede meglio, che gli vuol più bene, non so come dire, è una mamma più intelligente. Quindi garantire, voglio dire, che le donne non siano castrate, non devono, siano rassegnate, come anche adesso è normalmente nel mondo borghese, per cui mia figlia deve scegliere se fare un figlio o fare la carriera d'avvocato. Cioè, perché non ci sono gli asili, perché non c'è la struttura. Io, come dire, uno stato sociale che ti dava il tempo lungo prolungato a scuola, le scuole materne gratuite, c'era quando io, per Diana, quando io ho cresciuto due figli bambini da sola, adesso non c'è. Quindi c'è una quantità di operazioni sia nella mentalità che nell'organizzazione politica, nell'organizzazione, nella programmazione, nell'economia, eccetera, di cui tenere conto se si vuole avere una società migliore, una società più democratica, una società migliore, di persone realizzate e quindi meno violenza endemica diffusa, no? Meno incattivimento. È una questione culturale, Annalina ha detto bene. Ricordiamoci che la Kollontai, anche lei, voglio dire, sentiva di quel movimento. Lenin, insisto, ha avuto un grandissimo avversario che si chiama Alexander Bogdanov, che è stato il protagonista della rivoluzione del 1905, perché ancora una volta anche nel 1905 Lenin era in Svizzera quando c'è stata la rivoluzione, se ne è venuto tardi, come nel 17. Un grandissimo, era un medico, era uno psichiatra, era uno scienziato, è stato il precursore della cibernetica, quindi un grandissimo amico lì per lì, hanno anche condiviso l'esilio in Finlandia, ma poi sono diventati acerrimi nemici tra di loro, perché lo ha espulso dal centro bolscevico, Lenin ha espulso Bogdanov, è stato imprigionato, è stato nelle mani di Dersinsky, cioè insomma una storiona, poi è finito con un centro ematologico di trasfusioni, gli hanno aperto quello perché stesse zitto. Ecco, il Prolet Cult, di cui Gramsci, che era stato fondato in Russia nel 17, di cui Gramsci alla vigilia del congresso di Livorno e della scissione di Livorno fonda una sezione a Torino, Prolet Cult vuol dire istituto per la cultura proletaria, libero, indipendente, non una scuola di partito, ma una scuola che sia
prodotta dalla società civile, una scuola nella quale anche agli operai sia consentito, ce l'abbiamo nella mente, no? Che facevano il teatro anche per i proletari, anche nelle fabbriche, che andavano, Gramsci mandava una delegazione di 100 operai a vedere la mostra internazionale del futurismo dai consigli di fabbrica, questo accadeva nel 22, cioè come dire, non una cultura, ecco, no scuola lavoro, per cui gli operai faranno la scuola professionale e così la scala sociale non c'è mai. Perché? Perché i figli della borghesia faranno i politici e i figli dei lavoratori andranno a lavorare in fabbrica. Adesso lo schema non è più esattamente la fabbrica, però ecco, questo per la mobilità sociale ci vuole un tipo di cultura diffusa che preveda che la cultura è la stessa, Gramsci diceva, deve essere la stessa la cultura fino a per i bambini e fino ad adolescenti, uguale per tutti, no? Capito, per classi sociali, per esempio questo è un altro punto, il discorso culturale, quindi maschi, femmine, le classi, è un discorso molto complesso questo qui da fare, la cosa che noi, per la quale noi dobbiamo essere contenti, che fa piacere, diciamo, che capisco la passione che c'è nel libro di Annalina, anch'io mi sono occupata della Column Time, ma lei ha fatto un lavorone, insomma, io mi sono occupata tanto di Gramsci, perché un uomo poi che dice queste cose delle donne naturalmente fa innamorare. Eh sì, perché non c'è nessuno che dice quelle cose lì essendo un uomo, perché c'è un conflitto di interessi, giusto? Perché ci rimettono. Apparentemente sembra che ci rimettono, e non è vero che ci rimettono, è falsa questa cosa. Però, perché nella realtà vengono fuori una famiglia migliore, dei bambini migliori, eccetera. Però sembra è un conflitto di interessi, la divisione del lavoro, per cui le donne proletarie sono doppiamente proletarie perché sono proletarie dei proletari in casa, in famiglia, se lavorano fuori devono fare tutte e due, casa e ecco, questa cosa, bambini che crescono in casa dove anche il babbo si occupa, il papà si occupa di lavori, di mestieri, di conduzione familiare, come condivide, diciamo, eccetera, crescono diversi, vengono su diversi. Se vedono il papà che vuota la lavatrice, è già buono. Senti, io, cioè, fermiamoci qua perché ci sarebbe da discutere tantissimo. Cioè, sì. Più andiamo avanti, più emergono delle riflessioni su quella realtà, sull'Occidente, sulla nostra realtà e soprattutto sull'attualità, perché in effetti questo libro, io lo ripresento perché siamo in chiusura, è un libro da leggere, perché ci pone tantissimi interrogativi. Intanto è stato un grosso ripasso di quell'epoca storica, perché secondo me c'è bisogno, anche per le cose che avete detto, che ha detto Annalina e che ha scritto, di conoscenza e di riflessione su come è nata la rivoluzione, la grande Russia, i soviet, e come poi dopo ci sarebbe da aggiungere è caduta successivamente, ma soprattutto su alcune punti che sono di forte attualità, quindi la libertà sessuale, la libertà piena, i diritti delle donne pari agli uomini e anche il ragionamento su come si costruisce la società nuova, per non chiamarla sempre mondo, chiamiamola società nuova. Qua si può leggere e da questo si possono fare tantissime discussioni, quindi è un invito a tutti, ok? Grazie. E quindi grazie a voi che avete partecipato, il tempo è quello che è, e ci lasciamo pensandoci ancora un po' sopra e sperando che non solo che lo leggano, perché è molto attrattivo, quindi lo dico così, sicuramente nel momento in cui è conosciuto ci saranno persone che contesteranno magari alcune affermazioni, prenderanno magari la parte di Lenin, non lo so, però è sicuramente, ma adesso noi lo diciamo così scherzando, però indubbiamente guardare dentro quel processo storico ti fa capire come l'obiettivo del Sol dell'Avvenire era enorme, era molto bello, ma il marxismo era molto bello. E ancora questo è un tema di attualità. Mi fermo qui. Okay. Grazie mille, grazie a voi. Voi.